Siamo col senatore Stefano Candiani, che è il commissario della Lega in Sicilia e anche sottosegretario. E le due cose si sovrappongono, specie in questo momento, sul delicato tema dell'immigrazione. Siamo all'indomani della crisi dovuta alla nave di Ciotti. Il ministro dell'Interno, il vicepremier Salvini, è indagato dalla procura di Agrigento. Si paventa anche che questi immigranti possano costituirsi parte civile in un eventuale processo. Che succede? Ma purtroppo ci siamo abituati ormai da tempo a vedere un paese che va al contrario, per cui chi rispetta le regole viene bastonato e chi non le rispetta viene invece considerato come la vittima da tutelare. Credo che questa sia stata una circostanza utile anche per scuotere nell'opinione pubblica una consapevolezza che se c'è un governo come quello che abbiamo, con un ministro forte e determinato, l'immigrazione clandestina si ferma e soprattutto si fermano i traffici loschi dei contrabbandieri di persone, quindi degli scafisti. Se c'è invece un governo debole, fragile, che si fa sottomettere rispetto a politiche di immigrazione che nulla c'entrano con l'integrazione, ma che creano poi tensione sociale, beh, i danni li abbiamo già visti in questi anni. Quindi la procura ha aperto un'indagine, francamente, che mi lascia un po' sconcertato proprio per i termini sui quali si sta avventurando. Distante, molto distante dall'opinione pubblica. L'opinione pubblica chiede il rispetto delle regole e noi tutti chiediamo ovviamente che ci siano indagini a partire dagli scafisti, a partire da chi questi immigrati poi li sfrutta. Vedere il ministro dell'Interno indagato per avere cercato in tutti i modi legali possibili di fare rispettare delle regole, onestamente lascia veramente un po' sconcertati. Il segretario del PD Martina, a questo proposito, ha detto che comunque con le politiche che state adottando come governo l'Italia sta rimanendo sola in Europa. Ma premesso che li abbiamo visti tutti sfilare con i guanti e con le mascherine sulla nave, ma non li abbiamo visti poi in altre circostanze nei quali i cittadini italiani purtroppo avrebbero avuto bisogno della loro solidarietà, e quindi questo dice quanto loro siano ormai distanti dall'opinione pubblica e dal paese. L'Italia non si è allontanata dall'Europa, è l'Europa che ormai da anni purtroppo si è allontanata dai cittadini italiani. Casomai con la nostra determinazione stiamo riportando al centro del dibattito europeo delle ipocrisie o, se vogliamo, dei nodi che l'Europa continua a rinviare e continua a non risolvere. Quello dell'immigrazione è uno di questi, forse il più drammatico, il più importante, ma non da meno quello della gestione dei conti pubblici e quello della gestione anche delle risorse. Siamo un paese che ha possibilità di investimento, ma siamo un paese che viene mantenuto con il motore ai più bassi giri per delle regole europee che non sono fatte sulla nostra misura, ma che ci soffocano. Quindi l'andare a rompere degli schemi che ci stanno danneggiando è semplicemente per noi doveroso. In Sicilia uno dei problemi annosi, che non è un'emergenza ma ormai è purtroppo qualcosa di consolidato, è la mancanza di lavoro, la mancanza di opportunità per i giovani che sono costretti ad andare via. La Lega che interventi e che iniziative vuole adottare? Ma non è solo per fare il solito discorso con le frasi fatte per cui la Sicilia ha tante opportunità, bisogna coglierle, ma la realtà dei fatti è questa, cioè le risorse ci sono, a partire da quelle che dovrebbero essere proprio relative ai fondi europei, devono essere spese in maniera coscienziosa e soprattutto con un ritorno diretto sulla gente, che non può essere l'assistenza, che non può essere se non iniziative che creano e danno opportunità di lavoro. Defiscalizzare e rendere possibili investimenti in Sicilia è un'opportunità. Chiedere e pretendere in questo caso anche dall'Unione Europea che ci sia una considerazione per le zone svantaggiate nostre, non solo in termini monetari e finanziari, ma anche in termini appunto di maggiori margini proprio per poter spendere le risorse e investire, diventa un dovere. Noi abbiamo una pretesa e un'aspettativa, ovviamente, quella di poter entrare nelle istituzioni siciliane a tutti i livelli, dal comune, passando ovviamente per le province e la regione, e modificando le regole. Penso ai fondi europei, ma penso anche alla gestione dei fondi relativi all'agricoltura. Tutto quello che dovrebbe aiutare gli agricoltori a svilupparsi e a sostenersi, che invece diventano sia per le lentezze burocratiche, sia anche per le difficoltà che non si capisce che vengono frapposte da vari istituti pararegionali o parastatali, insomma risorse che vengono sprecate o che non vengono spese, con gli agricoltori che potrebbero dare opportunità di lavoro a centinaia di migliaia di persone che restano in tutta Italia, non solo in Sicilia, ad attendere risorse che invece non arrivano. Ieri, come sottosegretario, lei ha partecipato alla commemorazione di Vincenzo Spinelli, una vittima dimenticata. Pochi giorni fa la figlia di Libero Grassi ha detto che ancora il pizzo è un problema grave. Ecco, il governo ha una sua politica sulla mafia,
sull'antimafia rispetto ai governi precedenti? Che interventi pensate di fare? Bisogna essere molto determinati. Innanzitutto ricordiamoci sempre di coloro che sono stati colpiti dalla mafia. Molti, troppi, sono stati anche dimenticati, perché purtroppo la mafia non agisce semplicemente sotto i riflettori, ma agisce anche nell'oscurità e agisce anche nel silenzio. E a tutte queste persone noi diciamo che vogliamo colpire la mafia nei propri interessi più forti, quindi quelli economici. Le iniziative che vogliamo sviluppare e svilupperemo prossimamente sono indirizzate proprio in questa direzione: rafforzare ancora di più tutto ciò che toglie i beni alla mafia e toglie soprattutto le risorse economiche di cui la mafia si approvvigiona. La malavita ha bisogno di risorse economiche, colpirla in questo senso, colpirla sul patrimonio, diventa un'azione che ci interessa particolarmente. Noi l'abbiamo intervistata diversi mesi fa, all'indomani della sua nomina a commissario della Lega in Sicilia, e lei ci aveva detto: datemi qualche mese e vedrete che succederà in Sicilia. Adesso c'è un nuovo impulso, tanta gente si sta avvicinando alla Lega. A Palermo Igor Gelarda, un consigliere comunale, c'è Elio Ficarra che da qualche settimana si è avvicinato alla Lega, in Sicilia orientale l'azione di Fabio Cantarella. Ecco, nuove energie sul territorio. Che succede nella Lega in questo momento? Bene, avete citato alcuni nomi, ma ce ne sono veramente tanti altri. La cosa che mi fa piacere è poter trovare corrispondenza in quello che dissi in quel giorno. Mi venne chiesto se la mia figura, come interpretare la figura del commissario della Lega in Sicilia, e la mia risposta fu simile a quella del commissario tecnico della squadra di calcio. Quindi non ricordo bene, senatore. Non chi voleva in questo caso imporre delle regole, delle cose, ma chi voleva semplicemente dare le migliori condizioni di forma fisica e di prestazione a una squadra. A noi interessa un gioco di squadra, stiamo trovando grande consenso in persone che hanno voglia di fare gioco di squadra e non iniziative solitarie. La costituzione delle sezioni che stiamo attivando attraverso il tesseramento è una garanzia, ovvero la garanzia che non si costituiscono comitati elettorali, ma si costituiscono delle sezioni che rappresentano tutti i cittadini. Chi si avvicina alla Lega lo deve fare ovviamente rispettando delle regole di legalità che abbiamo imposto in maniera molto severa, e questo stesso sarà ulteriore garanzia che nelle istituzioni le persone che chiameremo a ricoprire ruoli saranno per tutti i cittadini un presidio di legalità. Ecco, però ci sono alcuni avvicinamenti alla Lega che hanno destato un po' di sorpresa. Penso a Bramanti, che era candidato per il centrodestra a Messina, che ha spiazzato anche alcuni suoi stessi amici messinesi, o alcune persone che si sono avvicinate specialmente ad Agrigento, ex alfaniani. Su queste scelte? Beh, molti non avevano neppure avuto l'opportunità in passato di aderire alla Lega, perché la Lega in Sicilia non c'era, semplicemente. Dico a tutti coloro che hanno già un'esperienza politica fatta che ci si misura sulla volontà di fare il futuro, di costruire per il futuro. Dico alle persone che vedono nella Lega un'opportunità per poter avere una nuova chance in politica, che la Lega non è un autobus su cui salire. Quindi chi si approccia alla Lega e si avvicina con la volontà di poter mettersi a disposizione, partendo da zero, costruendo un percorso anche con l'esperienza fatta, ma mettendosi a disposizione degli altri, che c'è spazio. Dico a chi magari ha maturato un'esperienza e prima non aveva conosciuto che la Lega è la svolta che la Sicilia attende, di venire senza timore. Non abbiamo volontà di escludere nessuno che abbia ovviamente buona volontà e requisiti di legalità e di moralità per poter rappresentare la gente. Una prossima iniziativa a Palermo e una prossima iniziativa a Catania della Lega? Beh, la prossima iniziativa che ci interesserebbe di più a Palermo ovviamente è quella di dar discontinuità all'amministrazione Orlando. Orlando pare che sia un po' un totem intoccabile. Orlando purtroppo nella realtà dei fatti rappresenta un sistema di gestire il potere politico in comune che ormai dimostra con tutte le sue carenze di avere i tempi contati. Occorre che la gente acquisisca questa consapevolezza, quindi organizzeremo una manifestazione, anzi più di una manifestazione, di consapevolezza, proprio perché deve essere chiaro che si può svoltare pagina anche a Palermo, come è già stata svoltata in altre realtà, penso a Catania stessa, rompendo quella monotona amministrazione da parte del sindaco Bianco, che ha lasciato una montagna di debiti. E penso anche che Palermo possa trovare in Catania una sinergia nel dimostrare che la Sicilia non è divisa in orientale e in occidentale, ma una Sicilia molto forte. Quindi a Catania iniziative rivolte soprattutto in questo caso al mondo imprenditoriale. La Sicilia deve svilupparsi a partire dai comuni. Le amministrazioni comunali sono state troppo spesso abbandonate a se stesse. Abbiamo la volontà di entrare nell'amministrazione proprio per dare questo tipo di svolta. Bene, grazie. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori.